buongiorno a tutti. Oggi, come vi avevo preannunciato nell'altro video, vi presenterò altri due miei cani. Sono Olivia e Tabù, madre e figlia. Olivia di 5 anni e Tabù di 2 anni. Sono due flat coated retriever e nel video di oggi volevo mostrarvi la passeggiata in aperto. Cioè, l'altra volta, nel video scorso, abbiamo visto come impostare la camminata col cane, la differenza tra camminata e condotta, però all'interno di un recinto. Oggi faremo invece una passeggiata reale con i nostri cani in tutta serenità e tranquillità. Come avete potuto notare, io lascio la libertà ai miei cani di muoversi in tutta tranquillità e chiedo a loro di tornare vicino a me nei momenti in cui nel sentiero trovo incontro delle curve, quindi non posso sapere cosa ci sarà al di là di questa curva. Quindi, diciamo, dove ci sono punti ciechi io cerco di avere i miei cani sempre con me, dopodiché gli permetto di riallontanarsi. Altra cosa importante, io ho i miei cani liberi, però a seguito ho i guinzagli per qualsiasi necessità, qualsiasi evenienza. Incontro persone, io leggo i miei cani, incontro persone che hanno altri cani, io richiamo i miei cani e li leggo. Questo perché devo essere certo di non creare danno a nessuno e anche per una sicurezza dei miei cani. La cosa importante è la tranquillità. Più noi siamo tranquilli, più i nostri cani sono tranquilli in passeggiata con noi. E come avete potuto notare, io non uso telefoni e nulla quando sono a passeggio con i miei cani, perché se io chiedo a loro di uscire ad ascoltarmi è anche corretto e giusto che io dedichi del tempo a loro. Se io passo la passeggiata al telefono a scrivere messaggi o a telefonare, sono per conto mio e i miei cani saranno in giro per conto loro. Quindi lo scopo della passeggiata svanisce, cioè quindi il bello di uscire insieme, di fare qualcosa insieme, svanisce. Olivia, vieni. Come vedete, un'altra cosa, associo sempre al nome la richiesta, cioè non utilizzo mai il nome del cane come comando, ma Olivia è l'attenzione, vieni, è ciò che chiedo al mio cane di fare. Non dobbiamo mai abituare i nostri cani a rispondere a delle nostre richieste utilizzando il loro nome, altrimenti il loro nome col tempo vorrà dire 2000 cose e non ne vorrà mai dire una nello specifico. Come si arriva a una passeggiata tranquilla e serena? Ci sono più modalità, più metodi. Io non sono contrario a nessun metodo purché sia un metodo gentile. C'è chi utilizza i bocconi, chi utilizza il sociale. Io utilizzo ad esempio il sociale. Come vedete, io non ho bocconi, non faccio mai arrivare il cane da me perché ho un premio da dargli. Il mio premio sono io, cioè sono le mie coccole e i miei complimenti. Altra cosa importante, io abituo i miei cani fin da piccoli a essere liberi, quindi io uno dei primi esercizi che insegno al mio cane non è ad esempio il seduto, il terra, il resta, queste cose, ma è stai con me, vieni con me. Infatti io li porto subito nel bosco fin da piccoli e cerco di far capire che essere liberi è la cosa più bella che ci sia ed è però anche molto bello stare con me, stare vicino a me. Quindi più io permetto al mio cane di essere libero, più il mio cane avrà voglia di stare con me. Nel caso ad esempio dei flat coated è molto più importante una coccola, un complimento rispetto ad un bocconcino. Come vedete, in questo momento sto permettendo a Tabù e ad Olivia di andare dove vogliono, possono muoversi liberamente, non hanno nessun comando per non andare via da me. La cosa importante è vedere che loro abbiano la voglia di esplorare, vedere, però stare sempre con me. Se vedete, io adesso, se io comincio a camminare, loro ripartono, se io mi fermo loro stanno comunque in zona e anche se si dovessero allontanare un pochino, io devo essere certo di avere un buon richiamo. Cosa importante è, più noi siamo tranquilli e sereni, più i cani sono sereni e anche loro si godono la passeggiata. Se io in questo momento fossi in uno stato d'ansia per la paura che il mio cane si allontanasse troppo, che il mio cane scappasse, questa cosa farebbe sì che il mio cane vada ancora più lontano da me, perché cosa percepisce? Che nella posizione dove noi siamo c'è qualcosa di pericoloso, perché io sono agitato, io sono nervoso e quindi non è sicuramente bello stare in questo punto.
ad esempio, se io adesso comincio a camminare, loro mi seguono senza nessun problema. Andiamo. Bravo, dai. Bravissimo. Olivia, vieni. Brava, bravissima, andiamo, brava. Come vedete, la cosa importante è anche essere chiari nei comandi. Quando io sono fermo userò il comando vieni, perché voglio che il mio cane venga da me. Se invece io comincio a camminare e voglio camminare con i miei cani, utilizzerò il termine andiamo. Cerchiamo di essere molto chiari, più noi siamo chiari, più per i cani è facile ascoltarci. Tabù. Ali, Tabù, vieni. Wow, bravissima. Oh, brave. Bravissimo. Ali. Tabù, vieni. Oh, wow. Brave. Andiamo, dai. Eccoci alla fine della nostra passeggiata, della nostra uscita. Nel periodo invernale, ogni volta che rientro da una passeggiata nei boschi, tendo sempre ad asciugare i miei cani per evitare che prendano freddo e che si ammalino. Anche se va bene, un cane anche se resta un po' bagnato non succede niente, però è una coccola in più che faccio ai miei cani. Se non avete un soffiatore professionale potete tranquillamente utilizzare un asciugamano o un phon di casa. Se pensate che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile per qualcosa, mettete un mi piace sotto al video e iscrivetevi al nostro canale. Buona giornata a tutti!